Shalom. 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 Akiam. Tazadakiam. Baniam Yasharala. Yahau Basham. Yahau Shai. Barakatam. Ed eccoci qua, un'altra volta per le strade, per le vie, ai corritti delle strade, come ci insegna la Sacra Scrittura, per le vie, fuori dagli edifici costruiti da mano d'uomo, a portare la verità della Bibbia, la verità delle Sacre Scritture. E prima di iniziare, come sempre, vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Creatore Onnipotente, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, Ba'ashem, Ka'kodash, i nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone GMS, Gran Pietra Molino, per averci insegnato questa verità e per il loro ministero al servizio di Yahawah Yahawah Shai. E Shalom, che significa pace, agli eletti della casa di Israele, alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo, che predicano questa verità in sincerità e umiltà e che vivono in spirito e in verità servendo il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai. Shalom. Shalom. E oggi, come sempre, ti ringraziamo e diamo tutte le lodi, tutta la gloria e il potere a Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, che ci permette di venire qui per le strade, che ci permette di riunirci a noi, alla vera chiesa, la vera ecclesia, lascia così, sì, vai, che comunque va via, lascia così, cioè, anche se tu togli la luminosità, poi dopo un po' ritorna quella di prima, capisci? Che ci permette di riunirci qui, alla sua chiesa, la vera chiesa, l'ecclesia, nel greco, il riunirci, noi siamo la chiesa, noi siamo il vero tempio, quindi Tawada Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, che ci permette di riunirci qui, nella Ruach HaKodesh, mediante lo Spirito Santo, nel nome Ba'ashem di Yahawah Shai, suo figlio, nostro re, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù e che conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. E grazie al Padre Onnipotente, Yahawah, colui che esiste, il potere vivente di Israele, l'unico e creatore dei cieli e della terra, siamo qui riuniti, Tawada Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, a portare la verità della Bibbia. Noi, perché come ci dice la Scrittura, e adesso lo andiamo a tirare fuori, questo è Primo Corinzi capitolo 14 versetto 32, che ci dice: gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Un'altra traduzione: lo spirito del profeta è soggetto al profeta. Che cosa vuol dire? Che se uno viene dato uno spirito di profezia, se gli viene dato lo spirito di profezia, noi non possiamo opporci a questo. Noi che abbiamo questo spirito, Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, Tawada Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, non riusciamo a stare a casa, non riusciamo a stare un giorno senza profetizzare, senza leggere le scritture. Siamo tormentati se siamo a casa senza fare un video, senza portare la verità. Questo perché? Perché lo spirito del profeta è soggetto al profeta. Siamo soggetti a questo spirito di profezia noi. Siamo soggetti allo spirito che Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai ci ha dato. Ci ha dato uno spirito di conoscenza e di intendimento per portare la sua verità, per portare per avvertire come sentinelle il popolo di Israele. Ci ha dato questo spirito per profetizzare la caduta di Babilonia la Grande, la caduta degli Stati Uniti d'America, che nella scrittura sono Babilonia la Grande, oppure sono chiamata Terra dei Caldei, o Sier, o Egitto spiritualmente. Siamo qua a profetizzare questo. Abbiamo la Ruach HaKodesh mediante lo Spirito Santo, lo spirito di profezia per venire qua e venire ad avvertire il popolo di Israele a tornare al loro Signore e Creatore, Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, il nome del Padre Yahawah, il nome del Figlio Yahawah Shai. Perché questo, Salah Yahya, perché questo è il messaggio, la buona notizia che stiamo venendo a portare. Stiamo venendo a profetizzare la fine di questo mondo malvagio. E stiamo venendo ad annunciare la salvezza che annunciamo al popolo di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America. Solo il popolo di Israele riceve la salvezza. Yahawah Shai, noi che veniamo a portare testimonianza del nostro Signore, Yahawah Shai, il Messia, quello che è stato crocifisso, colui che è stato crocifisso, veniamo a portare la sua testimonianza e svegliamo il popolo di Israele mediante la verità, perché Yahawah Shai è il cammino, la verità e la vita. E quindi noi avvertiamo il popolo di Israele di questa buona notizia qua, fine di questo impero e arrivo, annunciamo la salvezza al popolo di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, che sta ritornando il loro re, il nostro re, Yahawah Shai HaMashiach.
Questo è il libro di Amos, capitolo 3, versetto 7. Poiché il Signore Dio Yahweh Bashem Yahushai non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Ai suoi servi, i profeti, non fa nulla senza aver rivelato. È per questo che Yahweh Bashem Yahushai, come ai tempi antichi, prima della distruzione che avveniva, mandava i profeti. Mandava i profeti ad avvertire che sarebbe stato distruzione, ad avvertire del pentimento, a chiamare al pentimento. Avvertiva, ha mandato i profeti, allora come oggi, i profeti vengono a portare l'avvertimento di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E a oggi possiamo vedere che in tutto il mondo ha svegliato profeti in tutto il mondo. Siamo in tutto il mondo, per le strade e per le vie, svegliando il popolo di Israele a tornare a servire il loro Signore, il loro vero potere vivente, non le divinità e i dei falsi che vi hanno dato le religioni, Salakia, che vi hanno dato le religioni oggi, ma a servire quello vero, a chiamarvi il nome di quello vero, a chiamarvi soprattutto al pentimento e a ritornare a servirlo. Ma che cosa significa servirlo? A ubbidire ai tuoi comandamenti, naturalmente al meglio delle nostre possibilità. Ma come ha letto il fratello qua, Yahweh Bashem Yahweh Shai non fa nulla senza aver rivelato prima il suo segreto, il suo mistero ai profeti. Qual è il suo segreto, il suo mistero? Prima di tutto è il nome suo e il nome di suo figlio, come ci dice anche nei Proverbi, capitolo 30, versetto 4. Questo è Proverbi, capitolo 30, versetto 4, che dice: chi è salito in cielo e ne è disceso, chi ha raccolto il vento nel suo pugno, chi ha racchiuso le acque nella sua veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra. Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio? Lo sai tu? Questo è il mistero che è dato ai suoi servi, i profeti. Il nome suo e il nome di suo figlio. Yahweh Yahweh Shai, Brachta Yahweh, Brachta Yahweh Shai. Questo è il segreto che è dato, ed è per mezzo del nome che noi abbiamo salvezza, che abbiamo intendimento e conoscenza. Ok? Che viene svegliato dentro di noi lo spirito di profezia. E quindi questo spirito di profezia ci dà il segreto e il mistero, ci svela il... Guarda, mettilo qua. Sì, metto qua. Questo spirito di profezia ci svela il segreto e il mistero della Sacra Scrittura. Ci apre, perché le scritture, che sono un mistero per tutti coloro che le leggono, per tutte le religioni che le leggono senza intendimento, ai suoi servi, i profeti, la scrittura è stata aperta, il mistero è stato svelato. Ok? Ah, c'è un precetto, vai, se no adesso te lo io con un precetto sul mistero. Beh, come sta dicendo il fratello, che lo spirito del profeta, qual è la parola? È soggetto al profeta. È soggetto al profeta, ok? I profeti sono soggetti allo spirito del profeta, ok? Perché... in questa verità bisogna capire che c'è qualcosa che si chiama la reincarnazione, che è biblica. Abbiamo fatto lezioni in passato e abbiamo tirato fuori diversi versetti e precetti per far vedere che davvero c'è la reincarnazione. Perciò i profeti di quei giorni stanno tornando in questi giorni qui e stanno facendo proprio quello che devono fare. Dai, ma come dice la parola stessa, reincarnazione, cosa significa? Ritornare in carne. Ma lo spirito nasce prima della carne. Lo spirito, Yahweh Bashem Yahweh Shai, ha creato lo spirito prima della carne. Quindi reincarnazione significa ritornare nella carne, quindi prendere questo spirito e rimetterlo in un nuovo corpo, in carne. Ma come possiamo leggere in Geremia, al capitolo 1, versetto 5, sì, che ci dice... Geremia capitolo 1 versetto 5 dice: prima che io ti avessi formato, parto dal versetto 4, la parola del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e costituito profeta delle nazioni. E questo è un versetto classico che usiamo, ok, per farvi capire che la reincarnazione è molto biblica, ok? E lo spirito dei giusti sono soggetti ai giusti, come lo spirito dei malvagi sono soggetti ai malvagi. Prendi Apocalisse, Ecclesiastes, capitolo... what's that?
Ce l'hai? Apocalisse capitolo 22. Apocalisse capitolo 22 versetto 11 dice: chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifica ancora. Quello che vuole dire chi è stato. Chi è stato? Ecco, coloro che sono malvagi di spirito, perché il Padre ha creato tutti gli spiriti, ecco perché si chiama il Padre dei spiriti. Ha creato i giusti e ha creato anche i malvagi per il giorno di malvagità. Prendi il libro di Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 15. Ok? Perciò coloro che sono giusti sono soggetti a questo spirito giusto. Quando tornano in carne, sono a fare i lavori che facevano prima. Ok? Perciò i profeti di quei tempi sono tornati al giorno d'oggi. E i malvagi di quei tempi sono tornati a fare proprio quello che gli è da fare. Cosa dice? Questo è Ecclesiaste capitolo 1 versetto 15 che dice: ciò che è storto non può essere raddrizzato. Ciò che è storto non può essere raddrizzato. Ok? Se uno è malvagio non può diventare giusto, se uno è giusto non può diventare malvagio. Questi spiriti sono stati creati appositamente così. Ok? È il Padre che è il direttore del film, ok? Questa vita è come un film, ok? E noi siamo degli attori, ok? Il Padre ci dà le posizioni di cui dobbiamo essere in questo film qui. Ecco perché i spiriti dei profeti sono soggetti ai profeti. E vi diciamo questo perché non stiamo dicendo niente di nuovo. Siamo quei profeti di quei tempi là che profetizzavano ai figli di Israele. Ok, riguardo tutto ciò che doveva succedere, come abbiamo letto prima, il Padre non fa nulla senza dire ai suoi profeti. Perciò ciò che stiamo dicendo sono le parole del Padre. Noi siamo il portavoce del Padre, Yahweh Hashem Yahushai, e portiamo il suo messaggio al popolo dicendogli: venite fuori dalle vostre menzogne, venite fuori da tutta la cattiveria che state facendo, venite fuori dalle filosofie malvagie, ok, che vi condurranno non oltre che alla morte. Okay. Poi per appoggiarti sempre su dire: chi nasce giusto rimane giusto, chi nasce malvagio rimane malvagio. E qua Matteo capitolo 7 versetto 17 Yahweh Shai ci dice: così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo può fare frutti buoni. Qua lo dice proprio diretto, prendi per piacere questa. Cioè lo dice: un albero cattivo non può portare fuori frutti buoni, e un albero con i frutti buoni non può portare frutti malvagi. Ok? E questo è Giobbe capitolo 14 versetto 4: chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Quando ha seminato su questa terra qua, quando ha seminato i popoli, le nazioni, la moltitudine delle nazioni, l'ho anche visto l'altro giorno, ha seminato i suoi figli, gli Asharala, i figli buoni, e ha seminato i malvagi, e ha seminato i gentili, le altre nazioni. Quindi nessuno che sia stato creato buono può essere malvagio, e nessun malvagio può essere buono. Okay. Anzi, ora vi tiriamo fuori i precetti per farvi capire che siamo visti come degli alberi, ok? Se andiamo a leggere il libro di Genesi, capitolo 1, ok? Giusto per far capire che siamo visti come degli alberi, ok? Leggiamo il libro di Genesi, capitolo 3, scusami. Capitolo 3 versetto 8, ok? Questo è Genesi capitolo 3 versetto 8. Poi udirono la voce del potere di Israele. Ha detto tre volte. Non dargli retta. Come non dargli retta? Sì, che dobbiamo fare? Quando parlare più piano. Ok. Lei adesso ha qualcosa da fare?
Ha qualcosa da fare? Ha qualcosa da fare? Ora sì, ma mi dà fastidio. Guarda altrove. No, questo è un posto pubblico. Sì, ma sono proprietario anche qua. Va bene. Fare il sapientone tu, Vada dove vuole andare. Sta facendo lei il sapientone. Lei sta facendo il sapientone. Non da diretta, per favore. Dai, stiamo, non ci sa chi allora chiamo dei vigili. Chiamo i vigili, con chi vuole. Ah, bene, grazie. Bella educazione. Sì. Perfetto. Siamo sul terreno pubblico. No, non sei sul terreno. Un terreno pubblico. Sei terreno privato. Va bene, grazie. Questa è Genesi, capitolo 3, versetto 8. Poi udirono la voce del potere, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, fra gli alberi del giardino. Questi alberi del giardino rappresentano le nazioni, ok? E prendi un precetto, libro di Ezechiele, capitolo 31, 6. Ok? Vogliamo far vedere, perché Yahweh Shai parla che un albero buono non può tirare fuori frutti malvagi, e un albero malvagio non può tirare frutti malvagi. Non sta parlando letteralmente di un albero e frutti, sta parlando di noi uomini, ok? Ezechiele 31, 6. Questo è Ezechiele, capitolo 31, versetto 6, che dice: tutti gli uccelli del cielo si annidavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Ok, questo è per farvi capire, è un precetto che vi fa capire. È una metafora. Un precetto che vi fa capire pienamente che questi alberi rappresentano esseri umani, è il libro di Isaia, capitolo 61. E versetto 3, è ieri che studiavo, ho visto, e questo vi fa capire che questi alberi rappresentano gli esseri umani, siamo noi le nazioni, ok? Questo è Isaia capitolo 62, 61 Salaglia, versetto 3. Per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, per mostrare la sua gloria. Siamo una piantagione, tutte le nazioni sono delle piantagioni del padre Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Perciò ha piantato dei diversi frutti, alcuni frutti con semi buoni e alcuni frutti con semi malvagi, ok? Perciò un albero con i frutti buoni non può dare frutti malvagi, e un albero con i frutti malvagi non può dare frutti buoni, ok? Quindi lo stesso vale per il profeta, lo spirito del profeta che è soggetto al profeta. Non puoi scappare da questa profezia, perché abbiamo anche l'esempio del profeta Giona, che era stato chiamato a profetizzare contro Ninive, voleva scappare da questa responsabilità della profezia contro Ninive, ma non gli è stato dato. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, attraverso la sua storia ci ha fatto capire che ogni profeta è soggetto allo suo spirito di profeta. Quindi se sei stato scelto per essere un profeta di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, non c'è scampo, perché lo spirito che è stato messo dentro di te ti guida ad essere un profeta. Abbiamo l'esempio di Giona, che Giona si voleva opporre, ma non gli è stato dato. E lo stesso vale per noi. Noi non riusciamo a stare a casa, non riusciamo a non venire fuori per le strade, a profetizzare, ad avvertire, a chiamare i figli di Israele. Sì. Per questo che il padre Yahweh Hashem, Yahweh Shai, allora come oggi, chiama i profeti per annunciare le sue opere. Come ha letto il fratello prima, Amos capitolo 3 versetto 7, Yahweh Hashem, Yahweh Shai non fa cosa alcuna senza aver rivelato prima il suo mistero ai suoi servi, i profeti. E quindi come allora chiamava al pentimento e a tornare a camminare sulla strada giusta ai figli di Israele, allo stesso modo oggi ha risvegliato i suoi figli affinché potessimo tornare a Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, per mezzo di Yahweh Shai. E quindi ci fa profetizzare in tutto il mondo, come ci dice Matteo capitolo 24. E allora come oggi, questo è Matteo 24 versetto 14, dice: e questo Vangelo del Regno
sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Ok? Perché questo Vangelo qua, chi è che ve lo viene a portare il Vangelo? Chi è che ve la viene a portare la buona notizia? Chi è che viene a profetizzare questo? Che significa profetizzare? Parlare, annunciare una cosa prima che avvenga. Chi è che fa questo? I profeti di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. E noi siamo profeti, diciamo, in speranza. Siamo profeti mediante lo spirito sentiamo di essere profeti. Mediante la Ruach HaKodesh sentiamo di essere profeti perché siamo spinti da questo spirito dentro di noi a venire fuori, a chiamare i figli di Israele, ad avvertire i figli di Israele, a profetizzare la caduta e la distruzione di Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America. A profetizzare il giudizio che sta per venire su questa terra. Le sette coppe di ira, le piaghe che Yahweh Hashem, Yahweh Shai sta venendo a portare su questo pianeta Terra. E insieme a questo, subito dopo questo, sta arrivando il re dei re, sta arrivando suo figlio unigenito, nostro Signore e Salvatore Yahweh Shai. Hai detto giusto, come ha detto il fratello, siamo profeti, siamo qui per annunciare le parole del Padre, ok? La parola profeta vuol dire uno che dice le cose prima che succedano. Ora vogliamo annunciarvi di cosa vuole fare il Padre. Can, prima di questo volevo poi dopo dare un breakdown sul mistero, poi andiamo su Gioele. Questa è lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 6, versetto 26, Sallachia. Che ci dice, parto dal versetto 25, dice: di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Yahweh Hashem, Yahweh Shai mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. E qual è questo mistero che è stato nascosto? Questo mistero che è stato nascosto è quello di far capire che i veri figli di Israele... Mistero lo possiamo leggere qua. Vai, leggilo, vai. Lo leggo io. Vai, leggi. Il mistero che il fratello stava dicendo è Colossesi, lo troviamo a Colossesi, capitolo 2, versetto 2, che dice: affinché siano consolati i loro cuori, uniti mediante l'amore, siano dotati di una ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, cioè il Messia. Okay. Infatti noi veniamo a testimoniare del Messia, veniamo a testimoniare di Yahweh Shai, colui che il mondo chiama Gesù dall'ignoranza. E questo mistero è molto profondo e non vorremmo neanche andare dentro, perché per conoscere il mistero bisogna capire la natura del Messia, okay? Il popolo del Messia, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Questi fanno parte del mistero. Il mistero fa parte che coloro che vivono in Gerusalemme oggi, che occupano la terra di Israele, non sono i veri israeliti. Questi fa parte del mistero. Il mistero è molto profondo, ok? E dunque oggi siamo qui per portare fuori, farvi capire la volontà del Padre. Lo faremo attraverso le scritture, perché noi non portiamo un messaggio nostro, portiamo il messaggio del Padre Yahweh Hashem, Yahweh Shai, okay? Quello che il Padre dice porteremo. Infatti, questo è Efesini capitolo 3 versetto 9, che dice: è di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Yahweh Hashem, Yahweh Shai, riguardo piano al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto da Yahweh Hashem, Yahweh Shai, il creatore di tutte le cose, ok? Quindi noi veniamo a rivelare questo mistero, lo veniamo a presentare questo mistero. Il mistero è suo figlio, è in suo figlio, Yahweh Shai, che noi abbiamo la Ruach HaKodesh, abbiamo la nostra porzione di Ruach HaKodesh per portare la verità delle Sacre Scritture. La Ruach HaKodesh è lo Spirito Santo. E quindi profetizzare quello che sta per accadere, avvertire il popolo di Israele che siano lontani dal così chiamato le acque di Vanessa. Aci, no? Capite? Da cosa stare lontani? Dall'antidoto, capisci? Capite? Dal microchip, il marchio della bestia che sta arrivando. Da questo dovete stare lontani, dalla bestia stessa che è la società, è la così chiamata società, il sistema, il governo. Stare lontani da questi, presentarvi come Yahweh Shai ci ha detto di stare attenti,
come ci ha detto anche Paolo, sempre per mezzo dello spirito di Yahweh Shai. Efesini capitolo 5 versetto 15: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché questi sono giorni malvagi, ok? Stiamo vivendo nei giorni dell'Apocalisse, l'Apocalisse 13 del marchio della bestia. Siamo in questi tempi malvagi, e quindi nel nome del nostro Signore e Salvatore Yahweh Bashem Yahweh Shai, siamo per le strade a profetizzare e avvertire di quello che sta accadendo, così come è accaduto ai tempi, così accade oggi. Yahweh Bashem Yahweh Shai ti manda sempre un profeta ad avvertirti, così che nessuno può dire io non lo sapevo. Manda sempre un profeta ad avvertire il suo popolo Israele, Yasharal, e come oggi siamo in tutto il mondo, siamo in tutto il mondo affinché si avveri la profezia di Matteo capitolo 24 versetto 14, che questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, così che poi avverrà la fine, così che ogni città non può essere scusata, in tutto il mondo, in tutte le lingue, lo diciamo, in tutti i gesti. Abbiamo fratelli che in inglese, in spagnolo, Arabia Saudita, fratelli che la lingua dei segni parlano. In tutti gli Yahweh Bashem Yahweh Shai, in tutti i modi sta rivelando i suoi profeti e la sua parola. E in più abbiamo l'internet, no? Perché l'internet è stato creato dal padre, leggendo dal libro di Salmi 19:3. Ok? Vi fa capire che il padre ha creato l'internet per spingere questa verità, per farla arrivare ai quattro lati della terra. E la gente adesso dalla casa può aprire internet e vedere le lezioni da qualunque parte del mondo. Poi dopo andiamo a Joelle. Questo è per appoggiare il fratello quando parla dell'internet. Questo è Deuteronomio capitolo 33 versetto 17, che dice: del suo bue primogenito egli ha la maestà, le sue corna sono corna di bufalo. Quando parla di queste corna, parla di questo potere, di questa forza, che parla di questo internet. Con esse cozzerà contro tutti i popoli, contro i popoli tutti quanti insieme, fino all'estremità della terra. Con queste corna, fino all'estremità della terra, in ogni ora, in ogni giorno, a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno, uno può trovare la potenza e la forza di questa verità. Prendi il libro di Isaia capitolo 62 versetto 6. Finisco questo. Fino alle con esse, parlando della forza di internet, della forza delle linee, anche delle linee della rete. Sì, della rete, delle linee, fatto di un insieme di linee. Con esse cozzerà contro i popoli tutti quanti insieme, fino all'estremità della terra. Tali sono le miriadi di Efraim, tali sono le migliaia di Manassè. Questo è per parlare del regno del nord, così come il regno del sud si collega al regno del nord, perché attraverso l'internet, attraverso la verità degli apostoli, degli anziani della Great Millstone, che è partita da Giuda, perché è partita da come si chiama, non King Masha, l'anziano Abba Vivens, era un giudeo, era della tribù di Giuda. Lui da Giuda è partita questa verità e ha unito Giuda ed Efraim, il regno del nord e il regno del sud. Per questo questa verità attraverso la rete è arrivata ai così chiamati latini e nativi indiani d'America. Attraverso Giuda ha unito i due regni, il regno del nord e il regno del sud. Attraverso l'internet è arrivato questo messaggio. Mi hai detto Isaia? Isaia 62, versetto 6. Sì, parliamo un po' riguardo questo internet, l'importanza che il padre lo ha creato, okay, per portare a fine questa profezia del libro di Matteo 14, scusami, che questa verità sarà predicata in tutto il mondo, poi arriverà la fine, ok? Vai. Questo è Isaia capitolo 62, versetto 6, che dice: sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non tacceranno mai, né giorno né notte. Can, è quello che diceva il fratello, che non tacceranno mai né giorno né notte. E questo è l'internet. Uno può svegliarsi in qualunque momento, aprire l'internet e trovi le lezioni. Il padre ha usato questo internet per portare ai quattro lati della terra la sua verità. Vai.
voi che detestate il ricordo di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, non abbiate riposo. Infatti a tutti coloro che non vogliono sentire il messaggio, perché il popolo di Israele non vuole che noi gli annunciamo questo messaggio, non vuole che gli annunciamo, che gli diciamo il regno dei diavoli di questa terra, il così autoproclamato uomo bianco, Esau, sarà distrutto. Non vuole che gli annunciamo questo. Israele vuole che gli annunciamo menzogne. Dov'è che lo dice? In Isaia al capitolo 30. Questo è Isaia capitolo 30. Al versetto 9 dice: poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che appena gli dici che non devono mangiare maiale, che appena gli dici solo che il loro Gesù Cristo bianco è un diavolo, si sono lì che si contorciono. Quando gli presenti il vero, quando gli presenti Yahweh Shai, il vero figlio dell'Altissimo, si contorciono, non vogliono sentire. Quando gli profetizzi che questo mondo sta per finire, che i diavoli di questa terra stanno distruggendo il pianeta Terra, stanno ammazzando, stanno preparando armi di distruzione di massa, stanno preparando armi per ucciderti, e già vi stanno uccidendo lo spirito, per non parlare di questo. Versetto 10 dice: e che dicono ai veggenti, non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunziate visioni di cose vere. Diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Questo è il popolo di Israele, questo è il nostro popolo. Il nostro popolo non vuole sapere questo. Vogliono stare nel loro comfort, nella loro comfort zone. A lavorare per l'uomo bianco, a servire in schiavitù, ad essere oppressi, ad accontentarsi di quel poco, mentre gli Asharala, i principi del potere, sono nati per essere dei re, sono nati per governare e regnare la terra. E noi vi stiamo portando questo messaggio, messaggio di liberazione dalla schiavitù. Yahweh Bashem, Yahweh Shai sta per venire a salvare, a liberare il suo popolo dagli altri popoli, dalla schiavitù. Sta venendo a liberarci da questa forma di schiavitù, a lavorare per sopravvivere, per avere la paga, per pagare le tasse, per mangiare, per riuscire a sopravvivere, per mangiare. Questa è la situazione. Se andiamo a vedere i fratelli del Sud America o i fratelli che si trovano anche in Babilonia la Grande, come stanno soffrendo, ok? Mentre per gli israeliti, che oggi sono alti, hanno un livello alto in questa società qua, arriverà anche il loro di giudizio. Perché come dice il libro di Ezechiele, capitolo 34, quando torna Yahweh Bashem, Yahweh Shai, giudicherà tra pecora e pecora. E quando parla di pecora, parla del suo popolo, di Israele, di Asharala. Prendo velocemente. Questo è Ezechiele, capitolo 34, versetto 20, che dice: perciò così dice loro Yahweh Bashem, Yahweh Shai, eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. La pecora grassa sono gli israeliti che oggi se la passano bene, quelli che non vogliono sapere niente della legge, non vogliono sapere niente dell'istruzione, della dottrina e della disciplina della legge di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Vogliono vivere in questo mondo, in questo sistema governato dall'uomo bianco, vogliono vivere secondo la legge dell'uomo bianco e non secondo la legge di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E per questo dice: siccome voi non avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò tra pecora e pecora, ok? E quando parliamo di israeliti che sono a alto livello, che possiamo fare l'esempio di LeBron James, questi israeliti che oggi se la passano bene, sono ricchi in questo mondo qua, ma che però insegnano a comportarsi nella maniera in cui ci dice l'uomo bianco, quindi a riempirsi di tatuaggi, andare contro la legge, queste cose qua. Questo è l'esempio che danno gli israeliti che se la passano bene agli israeliti che sono in schiavitù oggi. E noi stiamo venendo qua a profetizzarvi e ad annunciarvi salvezza da parte di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Questo esempio lo puoi trovare nel libro di Maccabei, uno, primo Maccabei, capitolo 1. Adesso andiamo in Gioele. Questo è Gioele,
capitolo 2, versetto 1 dice: suonate la tromba a Sion. Significa suonate la tromba. La tromba è un segno di avvertimento. Quando venivano a muoverci guerra, noi suonavamo la tromba. Quando vedevamo che stavano attaccando, suonavamo la tromba. Cosa stiamo facendo qua? Stiamo suonando la tromba, stiamo suonando. Stiamo suonando la tromba a Yasharala, vai. No, no, hai detto capo già il fratello, mi hai rubato la parola, stiamo suonando la tromba, ok? Perché, come diceva il fratello, durante la guerra, ok, la tromba era uno strumento molto importante, si suonava la tromba in diverse occasioni, durante guerra, durante celebrazione, ok? E si suonava un suono diverso durante la guerra, ok? Noi in questo momento stiamo suonando la tromba di guerra, avvertendovi che guarda davanti non c'è niente di nulla di buono, arrivano giorni malvagi, ok? Invece il mondo che cosa suona? Il mondo suona la tromba di tranquillità, suona la tromba di pace e sicurezza, ok? Fatevi il loro marchio, fatevi il loro caragma, la loro incisione e tornerete alla normalità, pace e sicurezza. Questo è il libro dei Tessalonicesi al capitolo 5, al versetto 3, quando diranno pace e sicurezza, questa gente qua, questo governo, queste istituzioni che vi stanno profetizzando, vi stanno predicando pace e sicurezza attraverso la loro incisione, quando diranno pace e sicurezza, a loro una rovina improvvisa verrà addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Provate a immaginare le doglie della donna incinta. A noi uomini, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ci ha risparmiato questo dolore. Alle donne che sono in doglia e sono dolori che mai hanno provato in vita loro, e infatti questa gente qua proverà dolori che mai riceveranno, dolori che mai avranno subito in vita loro. Per appoggiarti su questo qui che stiamo parlando, prendiamo il libro di Salmi 55:21, perché loro in questo momento stanno suonando una tromba di tranquillità, torneremo alla normalità, quando loro sanno che stanno preparando una via di morte di massa, ok? Vai. Questo è Salmi, capitolo 55, versetto 21, che dice: la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel suo cuore ha la guerra. Can. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Quando li vedete parlare in TV, vi danno una sorta di speranza. Torneremo alla normalità, le cose andranno bene. Parlano con dolcezza. Okay, parlano, e coloro che sono arrabbiati, che hanno... Infatti la scrittura dice che l'oppressione rende un uomo saggio aggressivo. Ok? Coloro che sono oppressi, quando cominciano a farsi sentire i loro sentimenti, loro li prendono come maleducati, li prendono come tutto, ma invece dietro il loro cuore c'è la guerra, c'è la spada, ok? Vai. È questo che noi, facendo questo, noi stiamo suonando la tromba, vi stiamo avvertendo di quello che stanno facendo questi malvagi, questi diavoli, diavolo dal greco diablos, ingannatore, sono degli ingannatori questi diavoli, questi burattini che sono lì al governo. Ok? Sì, che alla fine sono delle pedine, non sono proprio loro che governano niente. Perché come lo spirito del profeta è soggetto al profeta, così lo spirito del malvagio è soggetto al malvagio. A loro è stato dato questo spirito malvagio. Ma noi stiamo avvertendo che chi muove tutto questo, chi è il regista, chi ha il potere, chi detiene il potere di ogni cosa, è il creatore. Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok? Vi stiamo dicendo chi servire, chi seguire. Vi stiamo suonando la tromba per dire tornate a lui. Okay? Stiamo suonando la tromba per dirvi che vada avanti, c'è guerra, c'è qualcosa che arriva. Che è sempre sua volontà. Come ci dice in Amos. Amos capitolo 3. Versetto 6 dice: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ne sia l'autore? No, quindi vi stiamo suonando la tromba da parte del Padre Onnipotente, sta usando i suoi servi, i profeti,
per annunciarvi la distruzione che sta arrivando, l'ira che sta arrivando, il giudizio che sta arrivando. E questo giudizio qua, l'unica maniera per scampare a questo giudizio qua è Yahawashai, è suo figlio Yahawashai. Chi crede in Yahawashai sarà salvato, chi non crede in Yahawashai vedrà l'ira del Padre. Questo lo dice in Giovanni, se non sbaglio. Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, dice chi sarà con me non vedrà l'ira del non vedrà l'ira del Padre. Lo puoi anche prendere da Salmo 91, che è quello che dice chi dimora nel posto segreto del Padre. Calma, questo è Giovanni capitolo 3 versetto 36, dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, rimane su di lui. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ok? Noi crediamo nel Padre e nel Figlio, ok? E speriamo di avere la vita eterna, non crediamo nei governi o nelle proposte che fanno i politici, ok? Non crediamo nelle acque velenose che stanno cercando di iniettarci. Non crediamo alla salvezza degli uomini noi. Can, crediamo nella salvezza del Padre, questo fa la differenza. Can, non crediamo alla salvezza carnale, crediamo alla salvezza spirituale, ok? È per questo che noi non importa a noi essere graditi agli uomini. Can. Quello che importa a noi è essere graditi all'unico al quale vale la pena essere graditi. A Padre, colui che è il creatore di tutto. Colui che sceglie la tua vita e la tua morte, e soprattutto come vivi e soprattutto come muori, ok? E quindi Gioele, a capitolo 2, a versetto 1, dice: suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. E quando parla di monte, sta parlando di popolo, sta parlando di nazione. Quale nazione? Yasharala, Israele, negri, latini e nativi indiani d'America. Date l'allarme, quindi questo stiamo facendo, stiamo dando l'allarme al popolo di Israele. Gli amici di questa. Quindi tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno di Yahweh Hashem, Yahweh Shai viene, è vicino. Ok? Rileggo: tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai viene, è vicino. Tutto il paese, tutto il mondo tremerà, ok? Il giorno di Yahweh Shai sta tornando, ok? Tremeranno tutti. Ora credono che c'è una pace, torna la normalità e tutto il resto, credono in vanità, ok? Ma quel giorno vedremo uomini maturi proprio farsi addosso, ok? Vai. Versetto 2: giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non si è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Can, un giorno di tenebre, ok? Non è un giorno di gioia, non è un giorno di festa, è un giorno di tenebre, ok? Come mai visto. Ecco perché dovete avere il timore del Padre, colui che vi ha dato la vita, è molto capace di prenderlo in maniere proprio cattive che non aspettate neanche, ok? Sarà un giorno di tenebre, ok? Non è così chiamato Gesù bianco, non tornerà dando le caramelle. Lo vedrete quel giorno, vedrete che è un negro, un così chiamato negro, ok? E torna con la spada, punto di sangue, ok? Dei malvagi che ucciderà. Vai. Davanti a lui un fuoco divora. Dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato. Nulla gli sfugge. Adesso sembra tutto bellissimo, ok? Città costruita, tutto civiltà. Ma quando tornerà sarà tutto distrutto. Okay? Non rimarrà niente. Quando parla di deserto desolato, cos'è che rende una città deserta? Se non una bomba, non un missile nucleare, i missili interbalistici nucleari. Guarda, infatti, tutti i versetti che leggi poi, che arrivano dal versetto 3, sono tutti che stanno parlando dei missili. Okay, infatti, quando parliamo di questo, noi quello che stiamo annunciando anche la distruzione attraverso il nucleare che sta arrivando.
sta arrivando una distruzione nucleare. La prima che brucerà sarà Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America. E insieme ad essa, appresso ad essa, tutte le altre nazioni che con lei hanno fornicato, che con lei hanno bevuto il suo calice, che con lei hanno commerciato, hanno mangiato il suo pane, hanno imitato la loro condotta, hanno imitato Babilonia la Grande, più i 2/3 della casa di Israele che non si sono voluti convertire, che non si sono voluti pentire, faranno la stessa fine dei malvagi attraverso le bombe nucleari che saranno lanciate a breve per distruggere tutto il pianeta Terra. Perché questa fa anche parte della purificazione del pianeta Terra. Perché il fuoco è un elemento purificante. E come ci dice Mosè nei libri del Levitico, nei libri dei Numeri, il fuoco, come l'acqua, è un elemento purificante. Quindi per purificare la Terra da questa malvagità, da questa impurità, da questa profanazione, da questa abominazione, serve la bomba nucleare, servono i missili balistici intercontinentali nucleari. E sapete quanti ne saranno lanciati? A migliaia ne saranno lanciati. Ricetto, vai. Questo è il libro di Isaia 44. Questo è il libro di Isaia 44 e 12. Ok, prendo Isaia 44:12. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso, soffre perfino la lame e la forza gli viene meno, non beve acqua, no, scusami, è 54:16, scusatemi, 54:16, Isaia 54:16. Sì. Isaia capitolo 54 versetto 16 dice: ecco, io ho creato il fabbro e gli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Ok, i fabbri sono questi scienziati che stanno lavorando questi strumenti nucleari della distruzione, ok? È il padre che li ha creati, è il padre che li ha messo lo spirito per creare questi strumenti qui, ok? E questi strumenti sono degli eserciti anche a padre, padre dell'esercito. Questi strumenti balistici sono degli eserciti per il padre, infatti, e sono quelli che leggeremo dal versetto 3 in giù. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma, prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato. Canti, nulla gli sfugge. Di che cosa sta parlando? Dice che davanti a lui il paese è come il giardino dell'Eden. No, dice davanti a lui un fuoco divora. Un fuoco divora. Dietro diventa una fiamma. Questo sta parlando di un missile. Il missile. Okay. E il missile dietro al posteriore ha infuocato. E quando va davanti a lui a colpire diventa fuoco. Oh this. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. Can, sì. Perché Gioele non aveva mai visto cose di questo genere, come Giovanni lo stesso non aveva mai visto certe cose che vedeva nelle profezie. No, non avevano il termine. Cioè non c'era la parola missile nucleare. Usavano i termini quei giorni là. Hanno usato cavallo perché il cavallo ha la potenza di velocità, ok? E l'unica cosa che gli poteva venire è il cavallo, ok? Perché il missile quando va sparato corre a una velocità assoluta. Oppure quando parla del rumore qui sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Sì, sono i rumori che fa. Ah, perché noi non immaginiamo quando ai tempi si muoveva guerra con i carri come facevano tremare la terra i carri. Infatti se guardi le macchine oggi si dice che le macchine hanno cavalli, ok? La potenza di una macchina sono i cavalli, ok? È una potenza motoria che fa muovere, ok? E qui sta parlando dei nucleari, delle bombe nucleari. Vai. Sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Crepitano come la fiamma che brucia la stoppia, sono come un popolo poderoso schierato in battaglia. Can. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. Immaginate quando vedrete tutti questi missili che partono, che riescono a raggiungere distanze di chilometri e chilometri. È quello che faranno, perché verranno lanciate a distanza di chilometri per andare a colpire.
E infatti proprio mentre ci sarà questi missili che vedremo sfrecciare nei cieli, arriverà anche la salvezza per il popolo di Israele in quel periodo là. Saranno due cose che succederanno in quel momento. Il Padre prenderà sui suoi fedeli, che speriamo che saremo contati tra quei numeri là. I suoi fedeli saranno presi su e la distruzione colpirà i malvagi, ok? I fedeli attraverso i carri, i così chiamati UFO ignorantemente da oggi. Vediamo il precetto di Yahweh, da Geremia 51, versetto 10, versetto 11. Ok, e stiamo vedendo che il Padre sta formando questi paesi sempre, li sta preparando per questa terza guerra, ok? 51, sì, 11. E vediamo i russi, vediamo gli arabi, sono tutti pronti in battaglia contro America, la Babilonia grande, ok? Che è la Babilonia che guida tutto questo. Abbiamo visto l'ultimo raduno che hanno fatto i G20 o chissà cosa, ok? Che sono andati a New York a farlo, ok? È America che gestisce tutto, America è il comandante di questo sistema della bestia, ok? Vai. Questo è Geremia capitolo 51 versetto 11, dice: appuntite le frecce, imbracciate gli scudi. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ha eccitato lo spirito dei re dei Medi. I re dei Medi sono i persiani, che sono i russi. I persiani sono russi. Iran. Sì, sì, i russi, là sta parlando di Russia, perché se guardi nell'antichità la zona che copre la Russia erano i Medi. No, i Medi sono i russi, i persiani sono l'Iran. Khan, hai ragione. Dall'Akia. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Sì, andremo via tra poco. Sì, sì. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ha eccitato lo spirito dei re dei Medi, i russi. Okay. Perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla. Poiché questa è la vendetta di Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, perché la vendetta del suo tempio, dei suoi santi. Questa è la vendetta. Infatti, come abbiamo detto anche prima, lo spirito del profeta è soggetto al profeta. Vedete come viene mandato uno spirito anche a questa gente qua, anche ai Medi, che ai tempi erano i Medi e che oggi sono i così chiamati russi. Mette loro uno spirito, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, per distruggere Babilonia la grande. E infatti conosciamo che sta parlando dell'America, degli Stati Uniti d'America, perché Babilonia la Babilonia antica non è stata distrutta attraverso il fuoco, attraverso la distruzione, anzi Babilonia antica è stata praticamente, non c'è stata neanche guerra, perché è stata guerra. È arrivato Ciro, ha ucciso Baltasar, figlio di Nabucodonosor, e ha preso il suo posto. Arriva, voglio dire, Dario ha preso il suo posto, quindi non c'è stata neanche questa distruzione di Babilonia. Mentre quando sta parlando di questa distruzione, sta parlando degli Stati Uniti d'America, ok? Per fare vendetta del suo tempio. Il suo tempio siamo noi, il suo tempio sono i figli di Israele, il corpo è il suo tempio. Ecco, ci spostiamo un po' qui, che ci stanno guardando un po'. Ah sì, da tanto ormai, quando ci mandano. Per fare vendetta del suo tempio, di Yasharala, che cioè questa cosa, sì, questa cosa è molto profonda. Se guardate la mappa, ok, la terra che i russi occupano oggi è la terra dei Medi, ok? La Persia e l'Iran come la conosciamo adesso, ok? La Persia antica è l'Iran oggi. I persiani, i Medi sono i russi, Babilonia la grande, o spiritualmente Egitto, Sodoma, o chiamata anche terra dei Caldei, o Sier, Edom, Esau. E i russi possono essere conosciuti anche come Gog e Magog, perché prima dei Medi e Persi c'era un'altra civiltà che si chiamavano i Gog e Magog. Perché bisogna capire che questi nomi dati oggi, Russia, sono nomi dati negli ultimi cento anni. Sì, questi nomi a queste nazioni, ma prima i nomi che avevano erano questi: Gog, Magog o i Medi. Questo popolo, Geremia capitolo 51 versetto 12 dice: alzate la bandiera contro le mura di Babilonia, rinforzate le guardie, mettete le sentinelle, preparate gli agguati, poiché Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ha preso una decisione e già mette in pratica ciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia. O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine è giunta. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ha designato, ha parlato. Quando il Signore parla,
non mente, non è come un uomo che può mentire. Il Signore ha designato la fine di Babilonia la Grande e sta arrivando. E questo è per farvi capire che questo è un film già scritto sin dall'inizio. Okay? Tutto quello che è scritto è una misericordia per noi, per sapere, è una mappa, come lo dice il fratello Calam. Questa è una mappa per farci capire cosa arriverà. Qual è quella, okay, quel versetto dove dice questa è una cosa già scritta, se tarda aspettala, arriverà. Abacuc 2:3. Adesso lo tiro pure. Ok, queste cose sono scritte ad un tempo per noi, in questi tempi che stiamo vivendo adesso. Ok, la fine è già stata scritta sin dall'inizio. Perché? Il padre non mente, come dice il fratello. Perché Yahweh Hashem, Yahweh Shai, l'Onnipotente, Todopoderoso, ha levantato profeti, ha dato spirito ai profeti antichi, i quali hanno profetizzato per questo. E noi stiamo continuando il lavoro del profeta, proprio perché noi siamo rincarnati come profeti. E questo è Abacuc, capitolo 2, versetto 2, dice Yahweh Hashem, Yahweh Shai, capitolo 2, versetto 2. Yahweh Hashem, Yahweh Shai mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila sul tavolo perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà, perché è una visione per un tempo già fissato. Ok, è quello che svia la gente, è che pensano che queste profezie non avverranno mai. Ok, tanti credono che hanno aspettato molti anni ma non vedono niente. Ma come dice Abacuc, che è un tempo fissato per un tempo, sono profezie fissate per un tempo. E se tarda, aspetta. Se tarda, aspetta. Perché certamente verrà e non tarderà. Ok. Il giorno che arriverà sarà come un film proprio, la gente non si aspetterà, come dice la scrittura, che saranno come i giorni di Noè. Ok? Ok. Davanti a loro, torniamo a Gioele al capitolo 2 versetto 6, davanti a loro, anzi leggiamo questo versetto e chiudiamo. No, non chiedo, se finché non mandano via non chiudo, finché lo spirito è con noi andiamo avanti. Questo è Gioele capitolo 2 versetto 6, che dice: davanti a loro tremano i popoli, ogni volta impallidisce davanti a questi missili balistici intercontinentali nucleari che verranno a distruggere la terra. La gente impallidirà, la gente che tanto oggi si inorgoglisce, tanto oggi si credono di avere decisioni e potere, in quel giorno là si cagheranno nelle mutande, in quel giorno là sverranno, in quel giorno là lasceranno i loro figli a terra e scapperanno. E padre, sapete che un altro nome dato al padre, alla Shadia, che vuol dire il potere terrificante, un demone, un potere terribile. Il padre è terribile, ok? Il padre ha un umore, ok? Versetto 7, corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va dritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Questi sono i missili, ok? Cioè, vedete? Sono missili che una volta che sono programmati, se devono arrivare a una destinazione, arrivano. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada, si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file. Questi sono i missili, queste sono fratello, non caratteristiche del missile. Invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano nelle finestre come ladri, perché nessuno se li aspetta. E questo per farvi capire è la storia di Hiroshima e Nagasaki. Ok, quando gli americani li hanno combattuto, come si chiama quel missile là, Fat Boy, ok, hanno creato questa bomba nucleare Fat Joe e l'hanno piombato su Hiroshima e Nagasaki. Non se l'aspettava nessuno. Che nessuno se l'aspettava. Andavano a scuola, andavano a aprire i negozi, facevano cavoli nori. E tutto all'improvviso. Stanno ancora soffrendo, ok, la devastazione di quel missile. Vai. Infatti come invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano nelle finestre come ladri. Quindi capite le metafore che Yahweh Hashem, Yahweh Shai, per mezzo di Gioele usa per parlare di questi
dei missili intercontinentali nucleari. Sai, dobbiamo prendere questo progetto che hai. Fai. È nel libro di Stella Sepolta. Secondo Ezra, capitolo 16, versetto 3. Era 13. 16, 13. Ho capito. Poiché, questo è secondo Ezra, capitolo 16, versetto 13, che dice: poiché forte è la sua mano destra, chi piega all'arco le sue frecce che scocca sono affilate e non mancheranno quando cominceranno ad essere scagliate in capo al mondo. Okay? Ah, sono le cose che stavamo dicendo prima, che sono... dice anche il libro di Gioele qui. Questi quindi... missili non saranno stra precisi. Queste sono le piaghe, questa è una piaga che Yahawashai sta mandando. Sai perché? Perché lo spirito del padre condurrà questi missili qua. What's that scripture that says the spirit of the Lord shall be the missile of them? The spirit of the Lord shall. Infatti queste sono le sue. Queste qua sono le sue frecce. The spirit of the Lord shall be. E come ci dice, queste frecce non mancheranno quando cominceranno ad essere scagliate in capo al mondo. Non mancheranno il loro obiettivo queste frecce. Questa piaga che Yahawashai manda. Ecco, questo è il versetto 14, ecco, le piaghe sono mandate e non torneranno più finché non verranno sulla terra. Okay, vedete, le piaghe, perché dietro queste bombe nucleari verranno terremoti, verranno tsunami, verrà quello che verrà dopo il nucleare, basta vedere, come ha detto il fratello, quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki, quello che c'è stato dopo. Ma pensate invece 200 milioni di questi missili nucleari intercontinentali, quello che, come smuoveranno la Terra, come muoveranno la Terra, attraverso proprio, verranno degli tsunami, il mare, la Terra tremerà, ci sarà fame, carestia e malattia dopo queste cose qua. Queste sono le piaghe che arriveranno, ok? Ecco, le piaghe sono state mandate, e quindi quando queste piaghe sono state mandate non si torna indietro, e non torneranno più finché non verranno sulla Terra. Capitolo versetto 15, il fuoco si accende e non si spegnerà finché non avrà consumato le fondamenta della terra. Come una freccia scoccata da un potente arciere non torna indietro, così le piaghe che saranno mandate sulla terra non torneranno più. Ok? Come la freccia che un arciere abile manda e questa freccia va a segno, così le piaghe di Yahawashai, il potente e l'onipotente, andranno a segno. E questo è per dirvi, il padre ci mette in punto queste profezie attraverso il profeta Gioele per farvi capire che non importa tutti i tromboli di ferro che fanno, tutte le cose per deviare questi missili, non importa quante cose fanno, questi missili arriveranno dove sono destinati ad arrivare, ok? Arriveranno. Israele può prepararsi con diversi nomi di ferro, chissà cosa, il Pentagono d'America, ma quando questi missili saranno lanciati non mancheranno, arriveranno dove sono destinati ad arrivare, ok? Così dice il padre Yahawashai. Io sono il precetto. Questo è Isaia capitolo 55 versetto 11 che dice Isaia. Isaia capitolo 55 versetto 11 dice: così della mia parola uscita dalla mia bocca essa non tornerà a me a vuoto. Isaia capitolo 55 versetto 11: e così della mia parola uscita dalla mia bocca essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Okay. Infatti questo è un precetto che vi fa capire a doppio taglio. Sì, a doppio taglio. Questo è il precetto che vi fa capire che la terra andrà via, ma le parole del padre rimarranno. Se il padre ha detto che queste cose succederanno, che questi missili non perderanno il bersaglio, ok? Vuol dire che succederanno. È inutile che il mondo si prepara al mondo suo con militari più forti o chissà cosa. Ciò che dice che il padre succede è quello che succederà,
Okay. È a doppio taglio, perché questa parola è anche questa, quella che siamo qua. La sua parola, questo avvertimento di quello che succederà, questo avvertire il popolo di Israele, gli Asharala. Siamo avvertendo, avvertendo, e questa è anche la parola che andrà a buon fine, perché, perché tutto questo non accadrà finché gli eletti della casa di Israele non saranno sigillati, finché non saranno raccolti tutti gli eletti della casa di Israele. È per questo che noi siamo fuori per le strade e per le vie, a portare questa parola. Ok? Vado avanti. Corrono queste, vado avanti con Gioele, al capitolo 2, versetto 7, corrono come brodi. Ah, queste già l'abbiamo letto. Versetto 8. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada, si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file. Khan, infatti, quando vedete i sistemi che usano per lanciare questi missili, non possono lanciare 6-7 insieme e vanno ma non si incontrano, ok? Perché sono stati programmati. Nessuno in una spinge maniera il suo che... vicino. Khan. Invadono la città, ah, queste le avevamo già lette, invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Khan, e cosa fa oscurare il sole? Questo è il fumo che viene dalle bombe balistiche. Non avete mai visto zone dove vengono lanciate delle bombe, il fumo va su e copre proprio il cielo e sembra che non c'è sole proprio. Ok? Vai. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Dan, stiamo avvertendo la gente che il giorno del Signore è terribile, è grande. Chi potrà sopportare? Nessuno potrà sopportare il giorno del Padre, Yahweh Shem Yahushai. È un giorno terribile. Ecco perché tutti devono venire fuori dalle menzogne, da queste filosofie cattive, ok? Da queste strade di illusione che fanno. Perché il giorno del Signore è terribile. Vai, Satana. No, hanno mandato per Gran, siamo spostati un attimo, vai avanti. Cosa stavamo dicendo? Leggi l'ultimo versetto. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Khan, la risposta di quella domanda è: nessuno potrà sopportare. Noi ecco perché preghiamo per la misericordia del Padre Yahweh Shem Yahushai. Per quello preghiamo affinché possiamo essere contati tra almeno un terzo, ancora meglio, 144 eletti, 144.000 eletti che sfuggeranno questa distruzione qui, ok? Perché il Padre è terribile, il Padre è terribile. Già vediamo piccole cose che succedono ancora in questo regno, ok? Che fanno paura. E immaginate quell'ultimo giorno là, perché la scrittura ci fa capire che non c'è nessun altro giorno come questo giorno qui, ok? È un giorno che arriva e non ci sarà mai più un altro giorno come questo giorno. Sarà un giorno devastante, terribile, ok? Ah, ma ok, no, cercavo... il versetto che dice: quando Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai si affaccia sulla terra, ci vede come cavallette, come locuste. Quando chiama Giacobbe, suo servitore, lo chiama verniciato. Questo è... No, poi il precetto cercavo che diceva che quando si affaccia sulla terra siamo come locuste davanti al Signore.
Sì, siamo visti come vermi davanti al Padre. Sì, quindi chi può resistere? Chi può resistere davanti all'ira di Yahweh Bashem Hawashai? E ci ha offerto misericordia attraverso suo figlio Yahweh Hawashai. Ci ha offerto salvezza per mezzo di suo figlio Yahweh Hawashai. E come ho letto prima in Giovanni a capitolo... a capitolo... 41:14 che dice... Sì, che dice non avere paura Giacobbe. Ok. Ah, ok. Sì, sì. No, voglio tirare fuori di nuovo. Chi potrà resistere? Come poter resistere? L'unico modo per poter resistere è credere in suo figlio, nostro Signore e Salvatore, Yahweh Shai Mashiach. E pentirsi, e pentirsi. Il vero pentimento è quello, è un pentimento spirituale, non è un pentimento che si dice nella chiesa ora mi sono pentito, no, è un pentimento di cambiare le proprie strade, ok? Se stavi facendo delle cose che vanno contrario alla legge, ok? Cerca di fare il meglio, cioè, tu non puoi dirmi che mi vuoi bene e continua a insultarmi ogni giorno, ok? Non puoi dirmi che mi vuoi bene e continua a fare le cose che a me non piace, ok? Vuol dire che sei un falso, devo stare attento da te. Ok? Se tu dici che ami il Padre e non fai la sua volontà, sei un bugiardo, non sei pentito, ok? Come ipocriti che vanno in chiesa, dicono, oh, sono pentito, seguo il Padre, faccio questo, ma fanno tutte le cose abominevoli. Questo è primo Giovanni, a capitolo 2, versetto 4, che dice, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Questo vale per tutti, per tutte le religioni, per tutte le sette, per tutte le filosofie che dicono che loro credono in Dio e poi lo servono a cazzo di cane, lo servono a modo loro, lo servono a modo loro, perché questo è il grande sbaglio, che ognuno serve il Signore a modo suo, quando ci ha dato delle istruzioni per servirlo, ci ha dato dei comandamenti. Infatti il popolo adesso vuole creare Dio all'immagine suo, ok? La gente vogliono rendere Dio all'immagine proprio. Ok? Invece dobbiamo essere nell'immagine del Padre. La gente vuole creare Dio all'immagine sua. Tutti cercano di creare un Dio che gli va bene proprio come pensano. Sì, okay? Ma a modo loro. Vogliono dare la legge loro a Dio che no, non è giusto questo, non è l'altro. Sono loro che fanno queste cose, questa è ipocrisia che non ha senso. Come ci dice Yahweh Shai in Matteo, questa gente cambia... cambia i precetti di Dio, cambia le leggi dell'Altissimo in precetti di uomini. Cambiano i precetti dell'Altissimo in precetti di uomini, ok? Ed è questo che stiamo vedendo fare di continuo, vai. Questo è Matteo capitolo 15, al versetto 7, dice ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E questo è quello che fanno oggi le chiese, le religioni e tutti quelli che vi vengono a parlare nel nome del loro Dio. Un Dio falso, perché non è il Dio della Bibbia, ok? Perché il Dio della Bibbia è un Dio grande e terribile e va rispettato. E le sue leggi vanno messe in pratica, i suoi comandamenti, al meglio delle nostre possibilità naturalmente, perché a oggi, essendo nel regno di Esaù, nel regno dei diavoli, al meglio delle nostre possibilità osserviamo i comandamenti. Ma c'è stato dato, ci sono state date delle istruzioni, ok? E chi rifiuta queste istruzioni rifiuta il Padre. Chi rifiuta la legge rifiuta il Padre, rifiuta. Perché anche Yahweh Shai stesso è venuto e come ci dice in Matteo capitolo 5, il figlio, nostro re, dice Matteo capitolo 5 versetto 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Quindi il figlio non è venuto ad abolire. Yahweh Shai non è venuto a dire no, non osservate la legge. Ma questo torna in versetto che hai letto nel libro di Isaia, che portano i loro precetti, ok? Prendono la parola del padre e del suo figlio e lo girano alla loro comunità, ok? È questo che fa questo popolo qui. Torniamo
adesso su Gioele c'è, diciamo, l'invito al ravvedimento. E sì, ma anche quello che stiamo facendo, chiudiamolo, cioè chiudiamolo anche, dico, di, cioè, perché noi stiamo facendo un invito, l'invito alle nozze con Yahweh Shai, le nozze a ricongiungerci con Yahweh Shai, con il Padre Onnipotente, e invito al ravvedimento per il popolo di Israele. Canti. Stanno arrivando gli amici. Sì, immaginavo. Don't come. Leggi. Questo è Gioele capitolo 2 versetto 12, dice: non di meno anche adesso, dice Yahweh Bashem, Yahweh Shai, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Can, tornate al Padre con tutto il vostro cuore. Can, con tutto il vostro cuore, con tutta, sì, con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutto noi stessi, tornare al Padre, perché questo è quello che ci viene chiesto, di tornare a Lui. Come dice, come diceva il fratello prima, che i popoli servono il Padre solamente attraverso la bocca, ma il loro cuore è lontano dal Padre. Buongiorno. Salve. Salve. Buongiorno. Cosa state facendo? Stiamo leggendo la Bibbia. Ah, ok. Avete un documento? Sì. Abbiamo fatto qualcosa che non va? Adesso non... mi dico, spegnete un attimo questo qua. C'è un crimine adesso a predicare la Bibbia. Ti ho detto che c'è un crimine? Boh, non lo so, questo il trattamento, il trattamento sicuramente non è... Vabbè, ma sono stati chiamati, loro devono fare il loro lavoro. Noi facciamo il nostro. Sono stati chiamati e quindi... Devo... Beh, l'ho capito anch'io, abbiamo capito tutti. And we're being controlled, you know, for teaching the truth, you know, as usual. Yah Bashem Yah Shai, Bashem Mukakudash is going to destroy these people, man. Ma stiamo predicando la Bibbia, leggendo la Bibbia, non abbiamo fatto niente di questa cosa. Il motivo per cui lo fate qua? Perché la Bibbia ci dice di fare così, di andare dalle strade. Dai, prendi precetto. Però capite che io va bene, io sono d'accordo. No, prendiamo, perché non sono parole nostre, facciamo quello che dice la Bibbia. Matteo 29 ci dice: andate dunque con i delle strade, chiamate alle nostre vite, le nostre sono questa porta che vi congiungimento con. Ma qui andate dove le parole che mi accorgo, perché se non si fa, si fa dell'effetto contrario. La possiamo dire che questo negozio è aperto neanche manco da mezz'ora, qui non c'era nessuno, eravamo qui da soli. Era venuto in adesso e ci parlava in alto voce, no, 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 no. Se dobbiamo andare andiamo via. Questo è il consenso, diciamo, che vi dico, non fate mangiare, potete sì, chiudiamo, chiudiamo. Va bene, ma io capisco che voi non siete chiamati a fare per favore, cos'è il mio che lo lascio fare? Siete di qualche... No, non c'è nessuna chiesa, no, siamo liberi. Noi la Bibbia non parla di religione, la Bibbia non parla, le religioni non sono bibliche, quindi questa verità portiamo. Portiamo la verità che non vi portano nelle religioni. Va bene. Salve. Andiamo via tra un minuto. Ok. Ciao. Ok. Chiudiamo questa lezione dando tutti i lodi al Padre Onnipotente. Ok. Sì. Okay. È stata una bella lezione in spirito. È stata una bella lezione in spirito, speriamo di essere stati edificanti, di aver edificato, esortato i fratelli Yachiam
i profeti, il Yahweh Bashem Yahweh Shai, il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, e di averli chiamati al ravvedimento, perché quello che sta per accadere sono giorni che mai sono stati visti su questo pianeta della Terra, su questo pianeta Terra, quello che sta accadendo. E Yahweh Bashem Yahweh Shai Shalak Kakudash La Akiam Tazadakiam Wahawar La Akiam Tazadakiam. Ok? Detto questo, diamo tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Padre Onnipotente Yahweh Bashem Yahweh Shai Bashem Kakudash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great Mission GMS per averci insegnato questa verità, e Shalom, che significa pace, agli eletti della casa di Israele, alle 12 tribù che sono disperse oggi in tutto il mondo. Shalom. Alla prossima, Shalom. Shalom.